Ciao. Ciao Fabiana, Ciao, chiedo del lei o Paolo. chiedo del tu? Ok, No, dammi del tu, ti prego. Allora, piacere di innanzitutto conoscerti. è un piacere per me, grazie mille della disponibilità che mi hai dato quest'oggi. Io ho letto qualche informazione su di te, anche se sei addirittura molto più famoso di quello che sono io, per cui mi sono andata a cercare le tue info, visto che hai 25 anni, vivi a Treviso, correggimi se sbaglio, anche se sei nato a Roma. Sei pro player di League of Legends e uno streamer. Ma qual è la differenza tra le due? Prova a spiegarmela Allora, in termini diciamo super intuitivi. che ho in passato fatto il pro player di League of Legends, al momento sono prevalentemente streamer, mi succede magari di giocare nella coda in singolo, che diciamo è la modalità di gioco prevalente di League of Legends, con dei pro player che sono persone che vengono pagate proprio per il loro lavoro di competere. Io non competo, io faccio più intrattenimento sul web, il mio lavoro è quello di migliorare la giornata delle persone, cercare di farle ridere, magari offro anche un gameplay, un gioco di qualità, ma non c'è una differenza fra le due figure, diciamo. Ah, ecco. E come sei arrivato a questo punto? Come ci sei arrivato esattamente? Io ho letto la tua intervista e ho visto che hai dichiarato che in realtà è stato il tuo amico a provare a dirti: ma perché non metti su un team e provi a diventare un professionista? Però magari è un'intervista vecchia e datata e ora mi cambi la versione. E no, no, non cambio la versione. Io giocavo 6 anni fa senza fare streaming, senza fare nulla. Non avevo idea che ci fosse una community, un mondo, l'esport dietro, che persone fossero interessate a guardare o che ci fosse un dietro un mercato. L'ho fatto così, lo facevo perché mi piaceva, mi divertiva e trovavo uno stimolo nel migliorarmi e nel diventare sempre un po' più bravino. Un ragazzo mi ha consigliato di fare proprio streaming, di approcciarmi a Twitch, di approcciarmi a questa piattaforma, che c'era gente che ci lavorava. Per me era una cosa assurda, guadagnare soldi con persone che ti guardano, anche perché lo facevo già da bambino nelle sale arcade, giocavo a Metal Slug, Puzzle Bubble, c'erano le ragazzine che mi guardavano, poi venivano a casa mia a mare, nei villaggi turistici. Mi sembra una cosa che mi ha divertito tantissimo. E quindi io ho iniziato prevalentemente lì quella carriera da streamer che poi ha avuto anche varie direzioni, fra cui anche un breve periodo competitivo. Ho capito, quindi tu guadagni di fatto facendo lo streamer. Al momento della mia professione, sì. Ah, sembra una domanda banale, però in un paese nel quale io arrivo dal Ministero della Pubblica Amministrazione, durante questo anno complicato ho messo sostanzialmente tutti i lavoratori in lavoro da remoto ed è stato più un grosso passo a livello culturale, difficile da riuscire a far accettare. L'idea che ci potesse essere un modo di organizzare il lavoro in maniera differente, perché comunque un po' questo paese è legato all'ottica del lavoro come non solo fonte di reddito, ma di produzione di qualcosa, di presenza fisica, di monitoraggio di chi lavora. E tu definisci quello che fai un lavoro, però è oggettivo che in questo paese non viene riconosciuto esattamente come è nella realtà di fatto, perché tu ti mantieni facendo questo. Io mi mantengo, però che cos'è la professione? Dipende, uno può guadagnare da un lavoro ma non viverlo come una professione, uno può vivere come professione qualcosa da cui non guadagna ancora. Dipende sempre dalla mentalità con cui affrontiamo le cose, ci mettiamo costanza, passione, professionalità, ci circondiamo da persone che possono aiutarci nel nostro lavoro perché nulla nasce, da soli non facciamo nulla, come umani abbiamo bisogno di persone proprio che ci supportano in quello che facciamo. Tutti i campi. Io sì, ho iniziato con Twitch 6 anni fa, adesso chiaramente con la pandemia si è sviluppato ancora più il mondo dell'online, del gaming, però diciamo già in passato avevo visto questa una grande possibilità, una grande crescita culturale per l'Italia che già c'è stata in altri paesi anche prima. Certo, ma con la pandemia quindi è cambiato qualcosa anche nel mondo del gaming e di Twitch, non solo, diciamo, in tutto il resto del mondo che era meno connesso, cioè ci sono delle cose oggettive che la pandemia ha portato a livello anche di occasione, chiaramente oltre ai drammatici accadimenti, però il fatto che l'Italia abbia avuto chiara l'idea di dover finire la banda larga o il fatto che banalmente oggi si possa ricevere una ricetta medica via mail o via WhatsApp. 2 anni fa pareva una cosa impossibile senza una norma di legge o uno snellimento burocratico ad hoc, ci si è riusciti in tempo zero. È anche cambiato questo mondo, che quindi è un mondo molto più
più veloce nel modo di svilupparsi e si sviluppa interamente sulla rete, per cui mi fa effetto il fatto che tu dica che è cambiato anche qualcosa con la pandemia all'interno di un mondo come quello che vivi tu. Il mondo di Twitch e dell'online è sicuramente molto dinamico, molto veloce, come giustamente dicevi. Ci sono un boom di utenza, ovviamente, le persone non potendo uscire cercano un rifugio di intrattenimento che può essere di vario tipo. E Twitch è un intrattenimento prevalentemente in diretta, ma è molto diverso a seconda del contenuto. Ci può essere intrattenimento del just chatting, quello che facciamo noi è fare quattro chiacchiere su un argomento e imparare qualcosa di nuovo l'uno dall'altro. C'è chi porta un videogioco di tipo diverso, dipende ovviamente dallo streamer e dalla modalità con cui vuole streamare. Beh, tu parli tanto quindi di un lavoro sostanzialmente in team, perché mi dici che collaborate insieme. Solitamente per chi non conosce per niente questo mondo, io mi ci sto avvicinando adesso, ho scoperto, veramente aperto una porta e ho trovato dietro un mondo incredibile. L'idea, probabilmente perché non siamo abituati culturalmente, è che chi passa tantissimo tempo legato ai videogiochi oppure all'interno di Twitch sia una persona isolata che non ha amici, sai, di quelli con le pareti ricoperte di foto stile psycho. Invece mi pare di capire che per te non sia affatto così, cioè c'è una community, ma è una community che socializza. Guarda, io ho fatto tantissimi amici grazie al mio gioco e penso anche che quello che c'è nell'esport, la creazione del team, sia qualcosa di molto molto positivo e di grande sviluppo personale ed è molto simile a quello che avviene anche negli sport tradizionali. Una squadra che compete insieme, si creano degli equilibri, si creano dei dubbi che vengono affrontati, dei problemi. C'è la figura del coach che segue la squadra, che aiuta i ragazzi a crescere, a migliorare. È una cosa per me bellissima. Io ricordo le mie esperienze in passato da quando competevo a Lucca con il pubblico che urla, che grida il mio nome, mi veniva la pelle d'oca, è il momento più bello della mia vita. Alcuni ancora non vogliono accettare che sia una professione, ma i tempi cambiano. Io personalmente mi aspettavo che il governo italiano ci arrivasse fra 5-10 anni, quindi fare questa intervista per me è già un riconoscimento enorme per la categoria e sono proprio contentissimo di essere qua. No, grazie, sono contenta anch'io, devo dire che sono ancora in via esplorativa, però sto provando ad informarmi perché effettivamente mi sono resa conto, anche leggendo degli articoli, perché ti facevo prima la domanda se tu riesci a guadagnare con questo tipo di lavoro, perché ho letto alcuni articoli economici nei quali dicono che gli sports stanno un po' a cavallo tra diciamo il gioco d'azzardo e i concorsi a premi, proprio perché manca una regolamentazione per cui c'è tutto un mondo che esiste nella realtà, che in tutto il resto del mondo fuori dall'Italia viene riconosciuto, ma in questo paese ancora no. Quindi è chiaro che per chi si occupa di gestire lo Stato, io in questo momento in particolare mi occupo delle politiche giovanili, scoprire che c'è un mondo così grande, ma che dalla politica viene completamente ignorato, mi ha fatto fare un salto sulla sedia, anche perché a livello economico girano tantissimi soldi intorno agli sviluppatori di videogames, si possono fare manifestazioni, tu prima hai citato Lucca, immaginiamo parlassi del Lucca Comics, a cui solitamente, diciamo, prima della pandemia, riuscivo ad andare anch'io ogni tanto, non con cadenza annuale, però chiaramente non vedo l'ora di poterci ritornare dal vivo. È chiaro che creano anche non solo un indotto economico, creerebbero nuove professioni, ma anche un'attrazione sul fronte turistico-culturale, per cui credo che anche su questo fronte un intervento di questo tipo meriti di essere fatto, anche perché quando ti chiedono che cosa fai nella vita, cioè una persona di 70 anni ti chiede che lavoro fai, tu cosa rispondi per non essere preso Io come pazzo? rispondo come streamer, per esempio il mio commercialista, quando siamo andati a scegliere la professione, c'erano molte cose nel campo web, ma non c'era streamer o youtuber, c'era venditore del web, ma io non vendo prodotti online, io lavoro sul web e vendo la mia immagine sulla male, non lo so, però Io proprio qui volevo andarti a chiedere, non osavo, però l'hai fatto tu, l'hai tirato in ballo tutto commercialista. Effettivamente mi domandavo come ti avessi inquadrato, perché immagino che tra le caselle da flaggare non ci sia lo streamer o lo Streamer, non ce youtuber. l'abbiamo, non ce l'abbiamo, però sono sicuro che nel giro anche di un anno si possa risolvere mettendo un nome in più.
Si può risolvere. Tutto si può risolvere, serve solo, bisogna conoscere i problemi e poi avere voglia di risolverli, affrontarlo, certo. però sicuramente si può. Devo dire che effettivamente anche a me ha stupito in particolare la questione fiscale, perché ho pensato effettivamente alla reazione che potesse fare un commercialista di fronte alla presentazione di persona fisica all'interno dell'ufficio e riuscire a darti una collocazione in un quadro nel quale la normativa italiana, questa è, non ti permette di essere inquadrato nel nostro mondo che è leggermente rigido su questo fronte, non deve essere stato facile. Tu come ti vedi tra 20 anni? So che ti faccio una domanda che per un 25enne è un po' di lungo respiro, però Allora, ti vedi professionista come... a me piace tantissimo lavorare con le persone. Mi piacerebbe fare da manager, magari qualcuno del mio campo, aiutare qualcuno che ha un'idea, che non sa bene come curare alcuni aspetti del proprio lavoro, sia nel campo di Twitch o anche semplicemente artisti. Mi piace proprio aiutare le persone a risolvere quelli che sono i problemi o della quotidianità un po' più grandi, anche perché io in passato ho avuto problemi che mi sembravano giganti, oltre le mie possibilità, e poi alla fine basta scomporre, prendere uno alla volta, menare finché non lo risolvi e poi passare a quello dopo. E l'idea di lavorare con qualcuno a stretto contatto, di dargli delle idee, oppure dire non fare questo perché puoi farti molto male, perché non provi a fare quello. Mi piace l'idea di con Clash stiamo lavorando anche in questo senso, parlo con influencer come me, gli dico, guarda, noi facciamo questo, organizziamo eventi di questo tipo, e l'idea di creare qualcosa di bello in quanto bello mi dà ispirazione, mi motiva. È un'attività sociale a supporto comunque, soprattutto in questo momento in cui forse le generazioni più giovani sono abbastanza fragili, ma anche forse complici questo anno decisamente Non mai difficile più. già per chi ha le spalle forti, immagino per chi ha tutta una serie di, diciamo così, imposizioni dettate dalla società anche rispetto alle necessità di rapporti sociali. Poi tutti i problemi, soprattutto quando si è giovani, sembrano insormontabili, come dici tu giustamente. Smontandoli pezzo a pezzo, affrontandoli, si scopre che si può superare Per me tutto. è brutto da dire, ma la pandemia è stato l'anno più bello della mia vita, ma non da un punto di vista lavorativo, che c'è stato effettivamente un po' di pubblico in più proprio dal punto di vista personale. Ho avuto la possibilità di iniziare a fare palestra, ho avuto un personal trainer, ho iniziato a fare meditazione, ho iniziato a curare di più il mio corpo, perché ho preso più di impatto proprio tanti problemi che avevo da tempo, che non volevo affrontare, e ho trovato, diciamo, più me stesso nel... Mentre sembrava che il mondo cadesse, ho detto cosa posso fare io per poi trovare una direzione che mi faccia stare meglio e poi far stare meglio anche le persone che mi circondano, perché se Hai uno sta fatto di bene non può necessità aiutare gli altri. virtù, diciamo, dai. Hai fatto di necessità virtù, cioè hai colto la situazione per riuscire a lavorare su te stesso, questa è una cosa molto bella. Senti, ma tu hai un sacco di follower, tantissimi, e con i quali dialogo, immagino ti facciano tantissime domande. Qual è il tuo segreto? Come fai a intrattenervi per tantissimo tempo? Cioè, per me è già difficile riuscire a sostenere una mezz'ora di domande e dialogo con te, tentando di non annoiare quelli che ci seguono. Tu invece hai una vera e propria dote in questo senso, quindi che ti chiedono? Come fai? Allora, non è facile rispondere perché tutte le persone sono diverse, ognuno ha le proprie passioni, le proprie paure, le proprie debolezze. Il mio obiettivo principale è, vado in live e dico, come posso migliorare la giornata delle persone? Io prevalentemente gioco, però mentre gioco cerco sempre di dialogare con il pubblico, leggo qualche domanda, rispondo, loro mi prendono in giro, io prendo in giro loro, mi prendo in giro sul fatto che sto diventando pelato ogni giorno e non è facile per me, meno male che ho le spalle larghe, se no... soffrivo, parlo a voi in chat, però si crea un dialogo. Io penso che io do qualcosa a loro, ma loro danno tantissimo a me, mi aiutano a crescere. Anche magari ho un dubbio su una parola in inglese, io chiedo alla chat, la chat mi risponde subito perché magari ci sono 2000 persone e qualcuno che lo sa davvero, c'è davvero, o cose di qualsiasi tipo. Mi capita di chiacchierare del più e del meno di quello che sto facendo. Ho letto un libro nuovo, mi sta piacendo tanto. Loro mi dicono: Paolo, leggi pure questo. È tutto così, come idee su idee, che poi, e poi ne esce qualcuna di davvero buona e che mi migliora la vita. C'è un'interazione pazzesca, molto più fluida e rapida dei normali mezzi di comunicazione, Diretta. chiaramente. È diretta, la TV è unidirezionale, Facebook ormai ci siamo solo più nei quarantenni, e
Questo è un mondo molto, molto più snello e fluido per riuscire a fare interazione, avere domande, dare risposte. Noi qua dovremmo averla anche qualche domanda, suppongo. Io sono collegata da cellulare, sono anche miope, per cui non ti nascondo che se le domande sono Anche molto io, piccole anche io. non le riesco a vedere. Confesso questo mio difetto fisico, non le riesco a vedere assolutamente. Però se ci fosse qualche domanda alla quale possiamo provare anche a rispondere, magari. No, domande al momento. Ammazza, ti abbiamo stroncato l'aspettativa dei tuoi follower. Perché io ne ho ancora poche. Qual è il suo Comunque. videogioco preferito? È quello che ho letto io. Se lei ha un videogioco preferito. Io? No, io onestamente gioco poco ai videogiochi. L'approccio che ho avuto è quei cabinati anni 90, quindi mi Ah, vergogno di ok. dirlo in questo contesto perché sono veramente del Medioevo. Quindi per il mio bambino di 5 anni, il mio compagno ha costruito un cabinato mettendogli tutti quelli che erano i videogiochi della Ah, nostra old school. infanzia, però essendo molto piccolo gli abbiamo dato per ora questo approccio per poi passare a quelli un po' migliori. Però diciamo che mi Anch'io ricordo un sono po' un fan Street del mondo Fighters, Tekken. quindi insomma, roba proprio datata, forse un po' troppo datata. Hadouken! Esatto! Ricordi? Pessimi. Mettere una connessione decente in Italia, questa è una domanda più, più politica che divertente. Serve, si vede anche dal fatto che io vivo in un comune di area interna e in questo momento, durante questa live, un po' la connessione rallenta. Purtroppo c'è da velocizzare questo tipo di attività. Abbiamo preso il toro per le corna, c'è cioè tutta la progettualità di chiusura. C'era stato un problema con la società che proprio gestiva, diciamo, l'appalto di tutta la banda larga nel territorio, per cui ci siamo dati una timeline e contiamo di finirla entro un anno. Come si muoverà il governo in confronto agli sports? Beh, per ora io mi sono interessata Però perché. questo è un passo. Eh sì, esatto, diciamo che non posso parlare a nome di tutto il governo, chiaramente, perché ognuno ha le proprie sensibilità, però in questo momento, avendo scoperto io un mondo così grande, del quale in realtà già dei miei colleghi si sono occupati nel governo precedente, facendo un fondo, tra l'altro, al MISE per gli sviluppatori di videogiochi, sul quale manca il regolamento attuativo, però insomma è un piccolo fondo che permette anche di sviluppare questo tipo di campo e di attività, e penso che sia importante riuscire a portarlo avanti. Riuscire a farlo riconoscere effettivamente come uno sport è un lavoro principalmente culturale, ma di cui insomma si può provare a iniziare a dialogare con tutte le parti politiche. Questa è una maggioranza composita, non serve che ve lo dica, l'avrete notato. Per cui riuscire a mettere tutti sulla Sullo stessa stesso linea d'onda piano. non sarà facile. Sullo stesso piano. Esatto. Non sarà facilissimo, però ci si può assolutamente lavorare. Qualcuno mi chiede come vedo la piattaforma Twitch. No, io prima non la conoscevo, confesso la mia ignoranza in merito, non la conoscevo ancora, ne sentivo parlare, e ne avevo sentito parlare, però no, non la conoscevo affatto, quindi ho scoperto questa grandissima community, mi sono anche un po' imbarazzata, devo essere onesta di non conoscerla, perché ho scoperto che anche i miei cugini più giovani, in particolare quelli di 18 anni, la conoscono tutti, e ho scoperto che qui ci sono veri e propri idoli delle generazioni di cui noi, diciamo, fascia tra i 30 e i 40 eravamo poco al corrente, però in realtà è una pecca mia, per esempio dei colleghi che la conoscono molto bene, che sono appassionati di videogames, per cui la conoscono e hanno intenzione anche di farsi il canale Twitch. Diciamo che forse io ho aperto, lanciandomi, facendo io per prima come membro di governo il canale Twitch, ma Rotto il penso che tanti mi ghiaccio. seguiranno. Sì, ho rotto il ghiaccio io, esatto, qualcuno doveva farlo. Allora, è facile interagire con i politici? Quali sono le differenze? È più facile interagire con i politici o con noi giovani? Questa è una bella domanda. Penso noi giovani siamo più alla mano, no? Decisamente, sì. Diciamo che dite le cose come stanno, non c'è tutto quel modo di esprimersi Politichese. per, esatto, politichese, per girare intorno al barile e non arrivare mai al centro. Qui c'è una disintermediazione maggiore. Diciamo che io credo che la politica in questi anni, tramite i canali social, tramite Twitch, sia riuscita effettivamente a disintermediare tanto, non abbastanza ancora. Cioè,
Secondo me il bello di riuscire a dialogare con i ragazzi è che avete la franchezza di dire in faccia senza problemi tutto quello che pensate, senza mettere troppi coriandoli intorno a qualsiasi tipo di proposta. Guarda, se posso, banalmente mi ricordo di aver fatto forse due anni, non ricordo se questa campagna elettorale o quella precedente, comunque un confronto in un liceo. Noi portavamo come proposta quella di abbassare l'età per votare dai 18 ai 16 anni. E pensavo fosse una proposta abbastanza bella per dei ragazzi giovani, invece ragazzi hanno massacrato la proposta dicendo che loro erano assolutamente contrarissimi perché non si sentivano assolutamente ancora Preparati. parte, esatto, non in grado, non parte del mondo degli adulti. Non così forti da riuscire ad esprimere ancora un parere che avrebbe condizionato la nazione. E devo dire che è stato un dibattito che mi ha lasciato abbastanza stupita, perché mentre un adulto mai direbbe una cosa del genere, un politico tantomeno ci girerebbe intorno 10.000 volte per arrivare allo stesso livello di obiettivo, il ragazzo è andato lì diretto, tranchant, e mi ha tirato Magari una potevate proporre di limitare invece l'età, cioè un tot massimo si poteva. La proposta Beppe Grillo, questa cosa. Non ricordo se era per gli over 75, per gli over 65, ma non era stata presa tanto bene, ricordo. 65 no, perché mio padre è da 64, quindi è troppo bassa, almeno 75. Vedi, i miei sarebbero già anche fuori dai 65. Allora, un'altra domanda. Come crede di poter aiutare lo sviluppo di tutto il settore degli sports? Ci sono, aspettate, qua. Come crede di poterla aiutare? Qua, secondo me, prima di tutto bisogna aprire un dibattito sull'argomento. La politica va molto dietro all'apertura di un dibattito pubblico. Ogni volta che si apre un faro su un settore, la politica se ne accorge e l'attenziona. Devo dire che il fatto che io sia venuta a fare la diretta su Twitch ha aperto i riflettori su un settore che era molto osservato prima, chiaramente da chi lo viveva con passione, molto poco dai politici e dal giornalismo politico. Avendo fatto già solo questa diretta, questa di oggi, quella di domenica scorsa, andremo avanti a farne delle altre, a sviscerare secondo me anche tutti i vari lati di questo mondo, quindi non soltanto quello dello streamer o quello di chi fa il pro player, ma provare anche a capire chi programma i videogiochi, che tipo di mondo e che tipo di panorama ha in Italia, e quindi provare a creare un dibattito acceso, un'attenzione su questo settore. Questo è il modo migliore, secondo me, per riuscire ad arrivare poi a regolamentare, perché quando si apre il dibattito e si scopre che intorno girano tantissime persone, l'attenzione di tantissime persone, e il settore effettivamente si può sviluppare tanto e più c'è possibilità di riuscire ad andarlo a regolamentare. È sufficiente poi magari avere soltanto un dialogo col ministro dello sport, ecco, in questo caso non c'è col sottosegretario dello sport, ma serve invece creare proprio l'humus e la base per riuscire a far sì che le proposte arrivino dal basso verso l'alto. La politica fa attenzione a quello a cui voi fate attenzione, per cui creiamo questo dialogo, questa interazione e solleviamo quelle che sono le problematiche e proviamo a risolverle Allora, una noi da per parte nostra che cosa dovremmo fare per la politica per venire una. incontro? Questa è una domanda che ti volevo fare. Che cosa voi potreste fare per la politica? Come ci potete aiutare a darvi una mano? Una controdomanda. Possiamo proporre dei voti, chat? Proponiamo dei voti, noi votiamo e se l'eSport viene strutturato, ricevere dei fondi, dei finanziamenti nelle scuole, magari creare delle attività per gli studenti pomeridiane, dove magari i ragazzi possono essere seguiti nel gioco, preso anche come istruzione, non solamente come gioco e basta, perché poi No, sono. esatto, anche questo è un lato interessante. Cioè, per esempio, il fatto di far entrare il gaming all'interno delle scuole, non tanto come direbbero, diciamo, gli adulti, per far perdere tempo, ma per provare a sviluppare delle altre competenze. Tu che sei, insomma, una persona che è professionale sotto questo punto di vista, che tipi di competenze può sviluppare un ragazzo se all'interno dell'ambito scolastico provasse ad applicare alla propria quotidianità il gaming per risolvere
Ma è Infatti gaming tutto qua. competitivo, non gioco per il gioco. Gioco nella funzione di competere. Che cosa vuol dire competere? Vuol dire anche creare degli equilibri, giocare di squadra. Che cosa vuol dire giocare di squadra? Quali sono le dinamiche che vanno affinate? Quali sono i problemi che sorgono? Problemi che sorgono in tutta la vita. Uno che impara a lavorare di squadra, che sa che c'è quel problema, quel ragazzo che si arrabbia più facilmente, il ragazzo un po' più timido, il ragazzo più calmo. Cosa serve al team? L'alchimia degli elementi che si legano e si uniscono. Oppure si spezzano perché magari in un team si litiga, c'è lo scontro, tutte queste cose sono fondamentali per la crescita e con un contorno divertente il videogioco che quindi porta a fare qualcosa insieme. E, secondo me la scuola permette anche di dare delle indicazioni perché magari un ragazzo che gioca e basta non sa dove andare a sbattere, perde, si arrabbia. Ma anche questo fa parte della crescita, come affrontare la sconfitta, il fallimento, cosa trarre di positivo dalla sconfitta. Tutte queste cose, anche un'organizzazione come la scuola, sono molto più facilitate. Poi si ha anche coscienza di cosa fanno i ragazzi. Se i ragazzi devono giocare, almeno giocassero a scuola con qualcuno che sta con loro, che li istruisce, gli insegna, non solo nel gioco, anche nel testo. Sì, ho capito. Intenderlo come un vero e proprio sport, di fatto tu hai usato il termine insieme. Viene spesso abbinato l'idea dello sport, uno perché fa sport, per riuscire a mettere il proprio figlio nella condizione di creare una vita di squadra, di crescere insieme, di apprezzare la vittoria ma anche la sconfitta. Stessa cosa nel campo dei videogame, direi. Stessa equivalente. Anche chi compete si deve allenare, non è che gioca dalla mattina alla sera e basta. Le squadre competitive, cioè hanno lo chef, hanno il personal trainer, hanno il massaggiatore, il chiropratico, e una serie di figure atte a facilitare il ruolo del giocatore, a levare stress, cioè hanno il preparatore atletico, lo psicologo, perché sono figure molto, molto che richiedono tante energie, tanto lavoro. E nella scuola ovviamente non tutti questi elementi possono entrare, cioè, poi ci sarebbe un discorso economico enorme, però già avere qualcuno, un insegnante appassionato di videogiochi che segue i ragazzi e gli fa fare qualcosa di bello e appassionante tutti insieme, per me già lì è il futuro. In America già lo fanno in tanti nel pomeriggio, come il teatro, alla stessa maniera. Ah, ecco, Io quindi ho fatto adesso. teatro pomeridiano a scuola, un progetto scolastico mi ha cambiato la vita, ero timidissimo, non riuscivo a aprire bocca davanti alle persone, a guardare qualcuno negli occhi, per me era una mancanza di rispetto. Il teatro mi ha cambiato la vita. Faccio Cambiato la vita, direi che adesso invece ci riesci senza problemi. amicizie, sono sempre in cuor mio un timido che però affronta la paura e non si nega il conoscere le persone, che è la cosa più bella del mondo per me. Viaggerei e andrei dovunque giusto per conoscere nuove culture, idee, background, tutto. Vedi, tu hai citato il caso dell'estero, hai detto che in America effettivamente questo tipo di attività extrascolastiche, ma che aiutano la crescita del ragazzo, ci sono. Ce n'è anche qualcuna in Italia che io sappia no, però magari ce n'è qualcuna All'università privata. ci sono dei progetti universitari, si creano delle squadre che poi si sfilano in campionati universitari, quindi Milano contro Pisa e si distruggono e ci sono delle rivalità poi che in Italia sono divertentissime e che anche aumentano la passione, la dedizione che ci sta dietro. Ah, quindi mi stai dando suggerimento per la prossima diretta. Sarebbe anche interessante provare a sentire le università che fanno questo tipo di attività e vedere l'effetto anche che hanno sugli studenti, perché chiaramente mi sogno di proporre una cosa senza poi valutare l'impatto che ha. L'impatto è positivo, vedi che si creano, no? Si sviluppa il cosiddetto pensiero laterale. Io su questo sono abbastanza fissata. Credo che oggi nel mondo delle professioni tutte. Bisogna fare molta più attenzione non tanto alla conoscenza in sé per sé e delle materie oggetto del lavoro che andrai a fare, ma della tua capacità di adattamento, di come riesci a gestire le situazioni di stress, le dinamiche di gruppo, no? Le cosiddette soft skills. Ecco, io credo che forse il gaming, applicato al senso in cui lo dici tu, accompagnato con dei professionisti che seguono anche i ragazzini nell'attività in team, possa permettergli anche di capire quanto è importante sviluppare questo tipo di competenze proprio per poi il resto della vita, perché poi nel mondo del lavoro vengono Certo. costantemente richieste, anche
Se magari non avranno la fortuna di fare la tua professione, però Certo, potranno io lavoro. comunque essere. Però alcune aziende, le più sviluppate, fanno un processo che chiamano gamification, ovvero rendono alcune problemi aziendali come dei videogiochi o come dei giochi da risolvere oppure fanno dei punteggi oppure organizzano dei tornei all'interno dell'azienda. E uno che già, diciamo, ha giocato e sa come funzionano alcune dinamiche, anche in questo è avvantaggiato, non nel gamification, ma in generale nella vita aziendale. Molte aziende sono spesso interessate ai pro player perché hanno delle capacità di problem solving, di analisi del problema, Non da non poco, comuni. infatti. Ma infatti io ti vorrei chiedere una cosa, tu come fai a rilassarti? Cioè, quando non sei collegato, io vedo che fai un sacco di dirette perché non ho tolto la notifica dal mio Twitch, quindi mentre lavoro mi scompare l'icona ogni Solo tot io che do sei in live. esatto, che sei in live. E quando ti riposi, come stacchi? Cioè, sei uno di quelli che fa partite di scacchi, che ne so, oppure. Io in Clash ho un'equipe che mi viene a prendere, si abbassa la sedia e vengo trasportato via. Sto scherzando. Allora, io mi aiuto tantissimo alla meditazione. Ho iniziato la meditazione circa 4 mesi fa. Mi fa staccare immediatamente. La palestra, fare attività fisica mi fa scaricare tantissimo le energie perché arrivo in live che sono già stanco. E stanco fisicamente, non mentalmente. E poi mi faccio le docce fredde, che sembra una cosa da pazzo malato, ma non lo è. In realtà sono sane. Inizio con l'acqua calda e poi vado tutta fredda, che poi a Treviso ci saranno meno 2 gradi, esce ghiaccio alle Come tubature, e mi dà una posso scarica dire? di... Però funziona, so che un sacco di gente fa Io ti questa invito sorta a di meditazione. provare, inizia con 5 secondi di doccia fredda e poi vedi che succede. Scappare subito Buon perché pranzo se mi all'inizio paghi. è scioccante, però a lungo termine fa bene. Ok, io ti prenderò in parola, però non credo che ci proverò. Mi farebbe piacere, ma non insisto, so che è una cosa da... devi essere nel mood. Nel mood, sì. Però anche su questo so che ci sono molte persone che hanno provato a farlo e dicono che effettivamente rilassi moltissimo il corpo perché ti permette anche lì di superare degli step di stress fisico notevole. Esci dalla tua comfort zone, uno che si fa la doccia fredda in inverno è un pazzo malato, quindi A fare una Treviso cosa poi proprio, sì, fa immagino. molto freddo, però mi aiuta le piccole cose, magari sono andato a dormire e non mi sono lavato i denti, non ho voglia di alzarmi e penso, ma mi faccio la doccia fredda come un pazzo, adesso non mi lavo i denti per andare a dormire, allora mi alzo a letto, mi aiuta nelle piccole cose, quando non voglio fare una cosa dico la faccio e mi faccio quel passo in più. Va bene, grazie. Io non ti rubo più tanto tempo, sei stato gentilissimo. Se hai un ultimo suggerimento che vuoi dare davanti a tutti a voce aperta, alla classe politica italiana, che cosa ti aspetti da noi? E continuare il dialogo è già la cosa più bella possibile e trovare un punto di incontro. Non la politica deve mettere soldi, la politica delle strutture, perché la politica da sola non fa niente. Noi offriamo collaborazione, speriamo chiaramente che possa nascere, crescere qualcosa di ancora più bello di quello che c'è adesso, però noi siamo a completa disposizione del potere, non voglio che suoni male, per fare qualcosa di bello in quanto bello, che migliori la vita delle persone, noi ci siamo come giovani. Chiaramente, secondo me, le scuole, le università sono il punto di partenza per tutto. Io direi dovremmo pagare di più gli insegnanti perché se chi educa è un professionista, è motivato, è felice di quello che fa, ha un motivo in più per insegnare a quelli che sono i cittadini del futuro, quindi se noi investiamo su chi ha davvero 60-70 anni davanti, su chi dovremmo investire? La next generation, come dice il recovery, su di loro che dobbiamo andare a investire. Va bene, ti ringrazio tanto del tempo, Grazie di spero cuore a avremo te. l'occasione di conoscerci anche dal vivo. Va Grazie bene, tanto, ciao, a grazie a te. presto. Ciao.